non sono qui in veste ovviamente in mascherina, però in veste. No, non sono in veste in mascherina, ma sto per intervistarla per spettacolantv.com. Va bene. Buonasera, anzi buongiorno, buonasera, perché non so quando andrà questo video, ma comunque andrà. E parliamo di questo spettacolo, La botta in testa, scritto e diretto da te. Sì. E dirige il grande Giancarlo Magari. Questa idea? Perché avevo scritto questa commedia, questo dramma comico, e l'interprete ideale a un certo punto, dopo varie ricerche, è risultato proprio Magalli. Devo dire che ha messo un grandissimo impegno, lui torna al teatro per tantissimi anni e da quel che abbiamo visto nelle anteprime eccetera è veramente l'interprete ideale, il protagonista ideale. Bravo attore, ma è il protagonista ideale anche perché fa la parte del conduttore, è nel suo ruolo. Una botta in testa perché? La botta in testa perché è il questo protagonista che è un giornalista televisivo molto prono rispetto ai potenti, al potere eccetera, a un certo punto per una ragione banale prende una botta in testa e lì cambia tutto. Cambia tutto. Quindi contentissimo di dirigere Giancarlo Magalli. Sì. E cosa dire? Ma ci sono stati dei problemi con Giancarlo? Con Giancarlo? Nel senso che Giancarlo è uno stacanovista, ma penso che sia anche un po' peperino. Sì, no, c'è stato un gran divertimento. Cioè questa è la parte più divertente, è stata proprio quella delle prime. L'immancabile cappello di Ninni c'è dappertutto. Certo. Come mai questa sempre scelta di questo cappello? Un po' femminiana come cosa. In effetti una volta ne ho regalato uno femminile. Hai visto? Allora è pertinente. Ciao. Salutiamo. Ciao.